Buongiorno. Penso che, boh, non mi avete visto così felice dal 2007. Sono le 3:43:44. Sono felicissima perché iniziano ufficialmente le mie vacanze di quest'anno. Ho deciso proprio di prendermi questa settimana come un'avventura, come una vera e propria vacanza. Non pensare al fatto che vado a Salerno e ci vado sempre. Quindi staremo una settimana insieme. Voglio fare un sacco di cose sperando che il tempo permette. Faccio colazione e mi inizio a vestire, truccare, lavare e preparare. Soprattutto sarò una settimana con me stessa, da sola, perché sapete che viaggerò da sola. Mi serviva un sacco, è da novembre che non faccio questi viaggi, è da novembre. Mi mancava tantissimo e sono più felice all'idea di fare il viaggio da sola e stare una settimana da sola piuttosto che il resto. Ho deciso di partire così presto perché non voglio fare l'autostrada, ma farò le strade interne, almeno faccio una passeggiata, vedo il mare, me la prendo con calma, anche perché posso metterci tutto il tempo che voglio e questo è il bello di viaggiare da soli, che potete partire a che ora volete, senza che nessuno vi dica niente, potete fermarvi quanto volete, quando volete, per quanto tempo volete. Potete ritardare, se volete ritardare, se volete rimettervi a dormire, cioè il bello è che potete fare ciò che volete e non vi dice niente a nessuno perché state solo alle vostre dipendenze. Conto di partire per le 4 e mezza, 4 e 40, cioè le 4 e mezza devo stare in macchina, poi il tempo che metto la musica, il navigatore, scatto foto, giro video, è un altro conto. Però conto che per le 4 e mezza devo stare in macchina, ma non ce la farò mai. E continuo a parlare con voi, quindi vado a fare colazione. Il latte e il caffè è d'obbligo anche in questi casi. Ovviamente inutile dirvi che sono già in ritardo con la mia tabella di partenza perché sono le 4:25. Cosa vi ho detto? Era le 4:30, devo stare in macchina. Sì, infatti. Io non capisco perché la mattina sono così lenta, ve lo giuro. Ho messo questa tutina super semplice. Non mi sta neanche chissà quanto bene, ma devo fare il viaggio e soprattutto devo stare comoda perché non si sa a che ora posso andare in albergo. Questa è anche ottima per guidare, per il viaggio, non è né troppo leggera né troppo pesante. Adesso mi trucco, metto le scarpe, comincio a mettere di nuovo le cose in macchina perché ho preso altre cose e andiamo. Sono pronta! Ho fatto anche un trucco abbastanza semplice, mi sono data una sistemata perché con quella faccia tutto il giorno, anche no. Gloss mi piace un casino, l'ho riscoperto questa settimana, non mi ricordavo che era così perché fa effetto specchiato, però ti idrata anche un sacco le labbra. Andiamo. Ufficialmente in viaggio. La cosa bella è che è anche il mio primo viaggio con questa macchina nuova, quindi vedremo, vedremo. Dato che ancora ci devo prendere del tutto confidenza, però vabbè, ormai ce l'ho da un mesetto. Allora, mettiamo Apple CarPlay sperando che funzioni e mettiamo anche il navigatore. Non meno mi dice 3:40. Adesso imposto tutto bene, metto la musica e parto. Sono le 4:50, ma il tempo che faccio tutte queste cose si faranno le 5. Quindi parto con mezz'ora di ritardo, benissimo. Iniziamo proprio bene questa avventura. Siete pronte per questo viaggio con me? Siete pronte per passare una settimana con me? Basta, raga, sono fomentatissima. Ciao, andiamo che è meglio. Sono sclerata! Mi sono fermata, raga. Sto proprio sclerata. Io e la mia. Dove sta? Io e la mia macchinina. Ma si è chiusa almeno? No, neanche, vuol dire che ho chiuso male qualcosa. Ci sono due navigatori che non mi funzionano, non mi dicono gli autovelox e quindi tipo no, devo risolvere la questione perché sto impazzendo. Sono sclerata, ma sapevo che tanto il mio primo viaggio sarebbe andato così perché macchina nuova, primo viaggio, ancora devo cercare di capire. Infatti tra Apple CarPlay, il navigatore sul telefono, il navigatore sulla macchina, gli autovelox che non so perché il suono disattivato, cioè devo risolvere. Finalmente sono arrivata al bar. La sto prendendo veramente molto con calma, molto easy e sono super felice, soprattutto perché sono appena entrata in campagna. Tanti bei ragazzi, complimenti alle loro mamme, ovviamente. Sì, poi se notate, in questo bar c'è la scritta Wolf, cioè non l'avevo mai notata. L'ho notata la scorsa volta quando ci sono passata. Comunque, mi fermo sempre a questo che si chiama Zanzibar, cioè buonissimo, pasticceria, bar, tutto è
strabuono. Ah, voi immaginate me in macchina da sola che canto le canzoni a palla e ho iniziato a sclerare, a urlare perché ho visto il primo figo. Siamo appena entrati in campagna, buongiornissimo. No, io ero troppo... Oh mio Dio, si vede che siamo entrati in campagna, ok? Guardate, guardate tutti. Mamma mia, raga, tanta roba. Bene, Sara inizia a arrivarsi gli occhi. Poi, vabbè, io ho un amore particolare per quelli della campagna. Cioè, proprio per i loro modi di fare, di parlare, di agire, di essere loro, praticamente. Ma proprio mi piace la bellezza campana, mori, occhi scuri, così. Quindi ero troppo... Oh mio Dio! No. Ho fatto colazione, non so se sentite qualcosa. Adesso devo ripreparare tutto il navigatore, eccetera, tutte le altre cose. Mi sta mandando 850 milioni di messaggi quando ho saputo che stavo andando lì il ragazzo, non so se vi ricordate, se mi seguivate, che ho conosciuto quella mattina che sono uscita da sola e sono andata a fare colazione, che poi siamo messi a fare colazione insieme. Ma cioè, tipo, voleva vedermi stamattina, ma forse tu non hai capito, tesoro. A parte, ci sto per una settimana e hai una settimana di tempo se vuoi vedermi, perché proprio questa mattina appena arrivo mi devi stressare. In secundis, vogliamo cose assolutamente diverse. In terzo, oggi non ci sto per i ragazzi, cioè oggi non ci sono per nessuno. Non mi metterò a fare i miei appuntamenti a Salerno oggi, ok? Da domani, da oggi no. Vabbè, comunque vado, raga, perché questo è il tipo di viaggio infinito. Sto perdendo, me la sto prendendo con calma. È questo che piace a me, viaggiare da sola, perché mi fermo, faccio quello che voglio con tutta la calma di questo mondo. Appena ho 5 minuti di tempo risponderò anche a tutti i vostri messaggi. Non è che non voglio rispondere, ma appunto. Ok, vado. Indovinate chi sta in fila al casello e questa cosa non mi mancava per niente, Sara, ovviamente. No, raga, è tipo già 15 minuti che sono qui, voglio morire. Eccoci qua, allora, ore 13:52. Sto andando in albergo, sperando che la mia stanza è pronta e che me la possano dare, almeno così mi sistemo, disfo la valigia, faccio tutto, perché sono appena uscita da casa della nonna di Wolf, che ho pranzato lì e siamo andati a trovare Wolf insieme. Quindi così, e vado in albergo. Mi sta venendo un po' di mal di testa, sinceramente. Più che altro adesso mi sta stellando un po' di stanchezza. Vorrei andare in albergo con l'aria condizionata sul letto e rilassarmi 5 minuti. Anche perché la nostra giornata non è finita e sarà ancora super lunga. Eccomi. Vi devo raccontare delle cose. Comunque sono già entrata in stanza perché non sapevo se era pronta, quindi ho detto scendo, faccio il check-in, vediamo se è pronta e poi se mai scendo tutte le valigie. Adesso andiamo in stanza, che già mi sono dimenticata dov'è. Di qua. Quindi io già l'ho vista. Oh, oh. Oh. Morta. L'abbiamo fatta. Iniziano i primi disagi di Sara, ovviamente. Allora succede, entro e faceva troppo caldo, quindi cercavo di chiudere la finestra pensando che partisse l'aria condizionata, perché non capivo dove stava il telecomando dell'aria condizionata. Ma tipo sono stata, ragazze, una cosa come 45 minuti a cercare di capire come cacchio si chiudeva la finestra. A un certo punto ho detto vado giù e gli chiedo di darmi una mano. Poi ho chiamato Luisa, ho iniziato a prendere a parolacce tutto ciò che mi capitava e gli dicevo a lei. Il messaggio che faccio a Luisa, io non riesco a chiudere la finestra, Luisa, sto bestemmiando, Luisa viene ad aiutarmi, Luisa non so come fare. Adesso che ho capito che l'aria condizionata sta qui, devo cercare di capire come si aziona, perché vi giuro non capisco, cioè l'ho fatta partire ma non capisco come regolare questa cacchio di temperatura, perché non va, cioè nel senso dovrebbe andare, sono io che non capisco. Allora, qua posso... perché morendo dal 26? Cioè, cosa significa quando fa così? Ah, ok. Ah, ma si preme. Ah! No, non si preme. Il massimo che può andare è 23. Io pensavo che era touch.
Ok, qua si preme, qua è touch, no, si preme pure qua. Ma perché non va, cioè, a 23 per forza? Vabbè, così, sperando che si raffredda un pochino. Cioè, io guardate già che casino che ho fatto per cercare di aprire la... Che è successo? E si è rimesso a 26, io lo voglio a 23. A posto. Penso che questa cosa... Me la faccio spiegare. E se rimette a 26? No, vabbè, raga. Allora, oh mio Dio, sì, non ne parliamo, ok? Finalmente mi sto un attimo sedendo e sto parlando con voi. Voglio leggervi un messaggio che mi è arrivato su Instagram che mi ha fatto super riflettere durante questo viaggio, ma soprattutto mi ha fatto riflettere poi anche per le cose che mi sono successe, ma che in realtà non è la prima volta che mi capita, quindi io ci sono abituata, però per farvi un po' capire e ragionare, tra virgolette. Stamattina mi è arrivato un messaggio, una ragazza di voi mi ha scritto: quanto vorrei vivere la tua vita, macchina spettacolare e indipendente, uno dei miei sogni. Allora, come ho già detto più volte, la mia vita non è perfetta, non c'è niente da invidiare nella mia vita, sono una persona normalissima, fuori dai social c'è la vita e non sempre quello che vedete sui social è realtà. E non è una frase scontata, una frase da sottovalutare, perché ragazzi è realmente così. Noi vediamo queste vite social perfette, vacanze, barca, mare, discoteche, ma poi sotto c'è la vita vera e non sempre la vita vera corrisponde a ciò che si mostra. Io fortunatamente mi ritengo una ragazza, è vero, molto indipendente, sia economicamente parlando, ma anche molto libera nel proprio senso della parola, cioè io prendo, parto, viaggio, avete visto, no? Sì, è vero, faccio quel tipo di vita, ma è un tipo di vita che in realtà, ragazze, e parlo soprattutto con le ragazze, possiamo fare tutte, possono fare tutte, senza paura, senza vergogna, senza timore. Ovviamente ci deve essere una base sotto, ovvero ci deve essere tanta voglia di farlo. Secondo me non tutte sono portate a farlo, mi dispiace questo dirlo, bisogna avere la mentalità molto molto aperta. C'è la mia amica che mi ha detto: Sara, io non viaggerei mai da sola perché se viaggio da sola mi taglio le vene, a me se mi metti a viaggiare da sola ti amo, per esempio. Quindi bisogna avere anche una mentalità molto aperta. Ma soprattutto bisogna anche avere voglia, non bisogna avere vergogna, non bisogna avere timore, non bisogna avere oh mio Dio come la faccio questa cosa. Ovviamente io questo tipo di mentalità, di indipendenza e di libertà l'ho acquisita negli anni con tanta volontà, determinazione, ma anche tanto 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 coraggio. E è stato veramente un percorso lungo che ho fatto e sono arrivata a fare questo anche grazie al mio percorso terapeutico, ma perché c'era una base sotto, perché io vivo con la cosa che non posso aspettare gli altri per fare le cose. Se io me ne voglio andare in vacanza quest'estate, non posso aspettare la mia amica che va all'università, quella che è fidanzata, quella che lavora in una ferie, quella non posso aspettare loro se io posso andare in vacanza. Io se posso andare in vacanza prendo, parto, vado anche senza le mie amiche. Ovviamente sono altri tipi di vacanze, ma non è detto che non vi divertite, perché io da sola mi diverto sempre, anche comunque è proprio una rigenerazione di me stessa. Ovviamente io non sono partita: ah sì, domani vado a Barcellona da sola. No, io non sono partita così, io sono partita pian pianino, sono partita pian piano a mangiare il gelato da sola, ad andare al centro commerciale da sola, a mangiare la pizza da sola. Poi pian pianino mi sono spostata, sono andata una volta a Roma, insomma, nelle vicinanze, non ho iniziato tutto così. Cioè, è stato un percorso che ho fatto graduale fino ad arrivare ad oggi che io andrei da qualsiasi parte da sola, tranne fuori l'Europa. Ovvero, io stavo organizzando a ottobre un viaggio da fare a Barcellona da sola. Adesso penso che andrò più verso maggio che verso ottobre perché per tante cause, ma comunque poi lì c'è. Ma magari vi racconterò. Io ad oggi vi dico: Sara partirebbe, andrebbe a Barcellona da sola, Sara partirebbe, andrebbe a Londra da sola, Sara partirebbe, andrebbe in qualche altra meta da sola. Per quanto riguarda fuori l'Europa, attualmente non andrei da sola, ma è una cosa che arriverò a fare perché anche quello fa parte, è un piccolo. Sono tutti piccoli traguardi, tutte piccole graduatorie, non so se mi sono spiegata. Poi ci sarà sempre la gente che vi dirà: ma dove te ne vai da sola? O la gente che ti dirà: oddio, ma non ti annoi? Oddio, ma ho così tanta strada.
A me capita quotidianamente, purtroppo, quotidianamente, che la gente pensa, soprattutto perché ti vede donna, che se sei donna non puoi guidare per così tanti chilometri, perché c'è ancora la vecchia mentalità retrograda che da sola non si possono fare viaggi lunghi, che ci vuole sempre una figura maschile a fianco. Almeno io, purtroppo, ad oggi, nel 2022, ancora vedo questa mentalità. Cosa che io voglio completamente abbattere, perché non è così. E quando dico sì, vado da questa parte da sola, tutti mi guardano stramale, mi fanno 4.000 domande. La scorsa volta una persona è venuta e mi fa: Sara, ma ti posso domandare una cosa? Io ho detto: dimmi, ma come fai ad andare fino lì da sola? Prendo la macchina, metto il navigatore e vado. Cioè, io non lo vedo una cosa, mentre le persone purtroppo a volte lo vedono, oh mio Dio, cioè come se fosse una cosa, io lo vedo una cosa assolutamente normale, e dobbiamo un po' abbattere questi muri, ok? Non per forza se si sta da soli ci si annoia, non per forza se si sta da soli si sta male, non per forza se sono donna devo per forza viaggiare con un maschio e non posso fare così tanti chilometri. Abbattiamo un po' questi stereotipi, perché siamo nel 2022 e voi non potete capire quanta gente ancora c'è. E mi capita quotidianamente veramente gente che mi dice: ma dovete venire da sola, non ti annoi, insomma, le classiche cose. Ma mi capita anche magari quando vado in hotel, cosa che mi è capitata anche adesso, però nel mentre all'inizio ci facevo più caso, adesso ci faccio meno caso, ma perché sono entrata un po' nell'ottica che per loro non è normalità, ecco, anche se nessuno decide qual è la normalità e qual è non. Mi è capitato varie volte, per esempio oggi sono entrata e ho detto: guarda, devo fare il check-in, insomma, al signore sotto, e mi fa: ah sì, ma sei da sola? Io ho detto sì. Tipo quando ha visto che avevo prenotato una singola, mi fa: ma hai prenotato una singola? E io: sì. Ma ci sei già venuta qui? E io tipo: ma in che senso? Ma no, scusami per tutte queste domande, è che ti vedo così giovane. Ok? Sì, sono da sola in viaggio, qual è il problema? Dove c'è qualcosa che non va? E a volte vieni guardata male, ma questi sguardi, queste cose, poi dipende da persona a persona, eh? A lungo andare non li vedrete neanche più, perché dovete capire che se voi volete veramente qualcosa, i limiti sono degli altri, non sono vostri. Quando volete prendere la macchina e partire, i limiti sono gli altri che vi dicono: oh mio Dio, ma dove andate? Non siete voi, i limiti ce li hanno gli altri, ce la posso fare. Non ce li avete voi, quindi andate se vi sentite da fare una cosa. Cioè, quando sono partita per l'Abruzzo a conoscere quel ragazzo, che anche lì comunque non conoscevo nessuno, sono andata lì in una città mai fatta, autostrada, eccetera, la mia prima volta. Quando poi ho incontrato delle persone del mio paese che avevano visto questo video, mi hanno detto: ah, ma cosa hai detto tua mamma? La verità. Mamma, vado in Abruzzo a conoscere un ragazzo. Vado a farmi 3 giorni, un weekend fuori. Ma questo è perché ho anche dei genitori molto mentalmente aperti, ma soprattutto ho dei genitori che hanno capito che non tutti siamo uguali. Io non sono uguale a mia sorella per esempio da sola non esce neanche per il suo paese un altro po', io non sono mia sorella, hanno capito che siamo due persone totalmente diverse, abbiamo mentalità totalmente diverse, e hanno capito che io da sola fondamentalmente posso fare tutto ciò che voglio, non c'è nessun limite solo perché ho 20 anni o solo perché sono donna o solo perché sono giovane, non posso, cioè io posso fare tutto ciò che voglio. Quindi quando prendo la macchina e dico vado a Milano da sola, non hanno problemi, ma perché ormai anche loro, proprio perché l'ho fatto a piccoli passi, sono entrati un po' in quell'ottica. Mi è capitato anche una scorsa volta in un albergo, loro mi guardavano sempre male perché io stavo da sola. Ad un certo punto, vabbè, infatti là non ci sono proprio più andata, una sera mi hanno addirittura chiesto: ma dove sei andata? Cosa hai fatto? Tipo mi hanno detto: ah, ma perché sei rientrata così tardi? E non c'era tipo l'orario per rientrare, eh? Ma in che senso? Qui abbiamo lo specchio, che infatti penso mi farò un sacco di... sì, io in pigiama mi farò un sacco di foto qui. Appena entriamo sulla sinistra abbiamo il bagno, già qua lascio tutto acceso. Doccia. Non so se vi ricordate l'anno scorso la stanza in Puglia che avevo preso solo io, mamma mia, lì era una reggia, cioè proprio lì potevo ballarci, cioè non so se vi ricordate, vi lascio i video della Puglia qui sopra, mamma mia, lì avevo proprio svoltato con quella stanza. Comunque, anche qua comunque è un sacco grande, sì, là già mi sono levato tutti i panni. Poi troviamo qui zona per dormire. Devo disfare tutte le valigie, infatti oggi pomeriggio mi metterò a fare questa cosa.
E qui abbiamo anche il balcone, questa è la finestra maledetta che ci ho perso tipo 45 minuti per aprirla, adesso non la apro mai più perché non so come si apre. Lì c'è la mia macchinina e abbiamo anche il balconcino appunto. Poteva andare molto peggio, molto molto peggio, soprattutto la cosa che mi piace è che ci sono un sacco di posti per mettere la roba, abbiamo questo armadio, cassetti, insomma... Mi posso adattare un sacco. Come vi stavo accennando, devo assolutamente disfare tutte le valigie e le borse, almeno mi sistemo per bene. Alle 9 devo uscire con Luisa, quindi mancano 6 ore. Non penso che oggi pomeriggio uscirò e sarò in queste 6 ore a rilassarmi perché ho bisogno un po' di riposarmi, infatti mi metto sul letto tra un po'. Disfare tutto e secondo me perderò circa un'oretta e qualcosa. Mi metto con la musica e mi disfo tutto. Poi mi devo fare la doccia, preparare, truccare e alle 9 passo a prendere Luisa. Purtroppo lei aveva un impegno stasera e quindi l'unico orario in cui poteva venire a mangiare con me erano le 9:30, non prima e non dopo. Comunque qui ha un sacco di stanze belle, soprattutto le doppie. Non so se vi ricordate, siamo venuti a... Vi lascio sempre il video qui, a dicembre con la mia famiglia e io sono stata in una doppia con mia zia e raga, cioè, era veramente tanto grande, bellissima. Mia sorella, che aveva anche lei la doppia, ma c'era anche mia nipote che è piccolina, però io ero la stanza un pochino più grande, aveva addirittura il divano, il divano. A me disfo tutto, andiamo, armiamoci di pazienza e buona volontà. A Salerno, primo giorno di Tinder date. Siamo praticamente ogni giorno a Salerno, ogni giorno un nuovo Tinder date. Sono un po' agitata, forse perché è il mio primo Tinder date a Salerno, il mio primo appuntamento con un ragazzo a Salerno. Ed è strano perché io sto così e sto scendendo così, cioè sto in albergo, sto scendendo così, adesso vi racconto tutto proprio così improvviso. Mi sa che mi ha risposto al messaggio, quindi andiamo a vedere. E vi state domandando cosa sono i Tinder date? Sono degli appuntamenti con i ragazzi che conosco su Tinder, ormai ne faccio a quantità tipo anche 2 a settimana, a volte capita, soprattutto in questo periodo che sto usando Tinder più frequentemente, quindi più lo uso, più conosco gente, più esco ovviamente. Se non avete seguito i Wikivlog di quest'anno, andateli, perché Tinder è un'app di incontri, specifichiamo. Praticamente parlo da una settimana con questo ragazzo, che lui è di qua, premettendo che vi ho detto che ho deciso di uscire solo con ragazzi che fisicamente mi piacciono. Solitamente, magari, anche se non mi convincevano, ci uscivo lo stesso, ma poi ho capito che era una perdita di tempo sia per me che per loro, quindi è inutile. Fatto sta che parlo con questo ragazzo da una settimana. La cosa che mi piace di lui è che sembra molto maturo. Cioè, per i discorsi che fa, non lo so, mi sembra un sacco maturo. Un ragazzo con la testa sulle spalle, come si suol dire. Che abbiamo organizzato un aperitivo e quindi parlavamo di questo aperitivo in questa settimana. Cioè, abbiamo detto comunque, dato che io sarei scesa, lui è di qua, ci saremmo andati a prendere un aperitivo insieme. Vabbè, oggi anche abbiamo parlato così. A un certo punto mi manda un messaggio e mi fa... guarda, stasera non ci sono perché i miei amici hanno prenotato in un locale, vabbè, mi ha un po' spiegato cosa andavano a fare, eccetera. Comunque sto iniziando a tirarmela con i ragazzi e sto notando che iniziando a tirare li attraggo più facilmente, non so il perché. Comunque, ho detto tesoro, guarda che nessuno ha detto che ci saremmo visti oggi, anche perché io oggi mi sono organizzata con Luisa, insomma, non era proprio in programma di uscire con lui oggi. Adesso vabbè che parlavamo e scherzavamo su questa cosa. Ho detto, ah vabbè, scusa se ti ho avvertito, così è. E mi sono lamentata e gli ho fatto, mamma mia, io ho troppa fame, mi potresti... E non ho cibo, perché ancora devo fare la spesa,
farò la spesa domani sicuramente. Ho detto, guarda, ho troppa fame, mi potresti portare qualcosa da mangiare? Ma io scherzavo. E lei mi fa, guarda, non c'ho cibo da portarti a casa, però se vuoi ti porto il back. E tipo io, ma veramente? Io così, ma veramente? E lui, sì, sono serio, tanto, cioè, io c'ho il Mac di fronte al back. Ho detto, ce l'ha là di fronte, passo a prendere il Mac, te lo porto, lo mangiamo insieme. E tipo io, oh mio Dio, cioè, ma veramente? E quindi niente, mi ha detto, guarda, 10 minuti, il tempo che mi faccio la doccia anch'io, e vengo. E sta venendo a portarmi il Mac, raga, cioè, allora, non mi è mai capitato una cosa del genere, che tipo, dicevo una cosa ad un ragazzo e lui, ah sì, vengo, così facilmente. E sono troppo contenta, in primis perché si mangia il Mac, cioè tipo un uomo che mi porta il Mac sotto l'albergo già mi ha conquistato, già sono tua. Ed è, cioè tipo, io, ma serio? Oggi voglio fare un trucco molto strong, essendo la prima sera, essendo che vado a cena con Luisa, da tanto che non ci vado, volevo fare un trucco strong e ci metto un'oretta e mezza più o meno. E abbiamo prenotato la pizzeria alle 9:30 e devo passare a prendere Luisa alle 9. Mi ha detto che ci mette più o meno 10 minuti, io non ce la faccio in 10 minuti a prepararmi appunto perché voglio fare questo trucco strong. E quindi ho detto vieni, ma io esco in pigiama, struccata e con i capelli bagnati, te lo dico. E lui mi ha detto vabbè, non c'è nessun problema. E quindi niente, sto uscendo così. Il primo Tinder date dove esco in pigiama. Ma dovete far vedere una cosa di me però. Perché io faccio tutta, no, sto uscendo in pigiama, struccata con un ragazzo. Sì, vabbè, non so tipa che mi si fa quelle, cioè, ste paranoie. Perché truccato o struccato sono sempre Sara. Ovvio che io ci tengo particolarmente al trucco, ma per una cosa per me stessa. Ma non me ne frega niente, perché mi devono vedere anche così. Ho scelto questo pigiama, sì, perché l'ho scelto il pigiama, non è stato scelto a caso. L'unico pigiama decente che avevo, e non che stavo mezza nuda, perché di solito sto mezza nuda, è questo, che è maglietta di Wolf, che sembra che non ho neanche i pantaloncini sotto, ma me li sono messi, giuro. Ciabatte, cioè io proprio così andrò. E qui ho fatto un macello perché volevo scegliere il pigiama giusto, cioè me ne sono provati tutti per vedere quella che mi stava meglio, ma ovviamente sono tutti stralarghi perché io li porto così i pigiami, quindi mi attacco. Vado così e questo mi vede così. Primo appuntamento, primo Tinder date, iste condizioni. Comunque, vabbè, giusto il tempo di mangiare il Mac, gliel'ho detto perché poi devo prepararmi assolutamente. Non so che luce mettere, chi è che mi scrive? Questa. Vogliamo parlare dei capelli che mi sono venuti? Cioè, non ho passato la piastra, ho messo solo dei prodotti utilizzati, cioè ho utilizzato la combo dei prodotti. Ho capito, adesso leggo. E mi sono venuti super lisci, ma sono fantastici. E non ho passato la piastra, ho solo asciugato un po' con il fono dell'albergo, quindi manco per dire che è un fono chissà cosa. Mi sono venuti stra bene. Adesso aspettate, vediamo se è lui. Mia zia, che bomba che è scoppiata oggi, non hai idea, poi ti racconto, non profilare parola con nessuno, solo tu ed io. Sto appunto scendendo così, voglio solo finirmi da struccare perché ho un po' di nero qui sotto e poi vado, ma non ho capito se è partito, perché se no ci metto 15 minuti per farmi la doccia, sono già passati tipo mezz'ora, mezzo delle ragazze poi. Complessati questi uomini comunque. Chi è? Oh! Mia zia mi ha dato uno scoop! Oh! Sono stanca, ma soprattutto sono a 3000. Cioè, tipo, non riesco a stare seduta sul letto, a rilassarmi e non pensare a niente. Cioè, tipo, devo fare 3000 cose, andare a lavare la macchina, andare con questo, andare a uscire con lui, a truccarmi, vestirmi, pensare a cosa fare domani. Cioè, sono tipo troppo 3000. Ovviamente, appena tornerò, vi dirò com'è andata. No, ragazzi, un po'... facendo un attimo a piedi, vi racconto tutto appena salgo in hotel. Eccomi tornata, scusate la luce, tutto, ma devo truccarmi. È tardissimo perché tra un'ora devo uscire dall'albergo. Mi trucco molto, cioè vorrei farmi uno dei miei trucchi super wow, dato che è sabato sera e Luisa mi ha appena detto che saremo a Capaccio, quindi non qui vicino, ma un po' più lontanino. No, mi trucco, mi sbrigo e se mai vi racconto di questo Tinder date stasera, vi dico solo che è scattato anche il bacio e non me l'aspettavo proprio, tipo io scioccatissima, cioè io sono scioccata quando è scattato il bacio, veramente. Sono pronta, non pensavo di fare un trucco decente in un'ora, cioè in un'ora mi sono truccata,
qua non c'è una luce, o meglio se c'è la devo trovare, devo ancora testare l'albergo. Quindi, ok. Questo è l'outfit della serata. Ho messo questa tutina anche che mi sta un po' larghina. Infatti non so se mettermi la cintura o lasciarla così. No, dai, la lascio così. Le ciabatte ovviamente vanno cambiate. Ecco l'outfit. Allora, in realtà pensavo che dovevamo andare a mangiare la pizza qui vicino, io e Luisa. In realtà il posto sta un pochino più lontano e Luisa mi ha detto che dopo cena ci dobbiamo vedere con i suoi amici. Quindi io volevo cambiarmela in realtà perché non mi dona moltissimo, ma mangerò la pizza. E in più voglio stare molto tranquilla con l'outfit, dato che comunque ho fatto il viaggio. Mi sento pure parecchio stanca, però non è che mi piace questo qua. Allora, sto uscendo. Luisa tipo mi uccide perché è stratardi, però andiamo pian pianino, con tutta calma. Tanto vabbè, Luisa vede qua dietro, quindi a posto. Cazzo, non stava registrando! No. Come se avesse registrato, dai, eh. Siamo figli apposta. Eccomi tornata. Il bello di Banana Beauty è che nonostante la cena ancora ho abbastanza il rossetto. Sono mezzanotte e mezza, mezzanotte e 40 più o meno, e sono appena rientrata. Vi racconto un po' della serata e vi racconto ovviamente del mio appuntamento. Allora, la serata siamo andati a Capaccio ad una pizzeria che si chiama Pizzeria Positano con Luisa. Sinceramente, niente di che, non mi è piaciuta. Non è il classico impasto napoletano, quello che piace a me, morbido, alto. Sembrava tipo di star mangiando una pizza da me, cioè nulla di particolare, nulla di che. E prima di andarmene assolutamente voglio mangiare una pizza come si deve, come io la chiamo pizza. Dopodiché siamo tornati qui a Battipaglia e siamo andati dagli amici di Luisa, con la sua comitiva, a festeggiare un compleanno, ma in realtà è una cosa molto semplice, tipo ha stappato la bottiglia a mezzanotte in una villetta e siamo stati lì al parco. Loro hanno continuato a stare lì, io sinceramente ho detto a Luisa, Luisa non te la prendere male, ma torno in albergo, più che altro perché sono un po' stanca, mi voglio assolutamente rilassare perché è stata una giornata, ragazze, che ancora devo, cioè, non potete capire che giornata che ho passato, ancora devo realizzare, ancora ho fatto troppe cose, troppe, non so se riesco oggi, non penso, penso che lo faccio domani, a mettere in ordine tutti i panni, tutta la roba che ho cacciato, tutto il macello che ho fatto qui, i trucchi, struccarmi, mettermi il pigiama, insomma. E vi voglio raccontare l'appuntamento con questo ragazzo. Allora, come essere tornati ai Wikivlog dove vi racconto i miei appuntamenti. Parliamone. So che può essere una sciocchezza, ma mi ha fatto super piacere il fatto che ha preso le mie parole per vere, cioè è da casa sua, è partito, è andato al Mac, si è fermato a prendere il Mac, è venuto sotto il mio albergo, me l'ha portato. È una cavolata, lo so, cioè proprio una stronzata, ma per me un grande grande gesto che nessuno ha mai fatto per me. È una cavolata, lo so, cioè è una cosa semplicissima, però sono abituata sempre io che vado dagli altri, sempre io che mi faccio i chilometri, sempre io che... Invece a lui io l'ho buttata proprio là, ho voglia di Mac, ok te lo porto. Cioè per me è stato stupendo, veramente una sciocchezza, ma mi ha fatto tanto tanto felice. Nonostante questo me l'ha anche offerto. Cioè io, anche perché aveva preso solo le cose per me e lui non ha mangiato e ha deciso di offrirmelo. Mi ha fatto troppo piacere, non per il fatto che me l'ha offerto, anzi mi sento tipo essere a debito adesso, ma proprio per il gesto. Sono rimasta, l'ho raccontato a Luisa e Luisa mi ha detto vabbè Sara, ma non ho fatto niente di che. No, mi ha comprato il Mac, siamo stati in macchina a parlare, a mangiare il Mac, era stra simpatico, stra carino. Lui il mese prossimo fa 28 anni e è raro che mi approccio, purtroppo, perché secondo me è l'età giusta per la mia età, con ragazzi di quell'età. Io ho 23 anni e solitamente approccio sempre con i 24-25 anni. Quando andiamo sui 28-29 vedo proprio ragazzi un pelino più maturi, un pelino, non tanto, però un pelino sì, che magari
ci puoi fare altri discorsi oltre il sesso, ci puoi ragionare, ci puoi ridere tranquillamente, scherzare. Invece mi capita purtroppo che a volte certi sono proprio tarati, cioè come quello di questa mattina mi ha detto ci vediamo o... fare i filtri. Veramente lui è stato super carino, ha cercato di mettermi a mio agio, abbiamo tanto riso, tanto scherzato, abbiamo un sacco parlato. Soprattutto il fatto che anche lui doveva uscire e invece il tempo è passato velocissimo e non voleva lasciarmi andare, tra virgolette, perché doveva partire da casa alle 8:15 e se n'è andato da me che erano le 8:10. Quindi doveva ancora cambiarsi perché era venuto anche lui in tuta. Non so, mi sono trovata veramente veramente bene. Fisicamente devo dire che ci so, allora, sto ancora cercando di captare, ci sono alcune cose che mi attraggono e altre meno. Però nel complesso è una piacevole persona, cioè mi piacerebbe passare altro tempo con lui. Sto divizzando in amore, nelle conoscenze, nelle mie frequentazioni, chiamatele come volete, anche se non è che ci devo fare chissà cosa, cioè non mi ci devo frequentare con questi tipi, non devo fidanzarmi, cioè io esco giusto per fare nuove conoscenze e poi si vedrà. Io appunto non sono una tipa che se la tira, sono una tipa che va sempre dagli altri, che è molto... tranquilla sotto quel lato, ok? In realtà adesso sto adottando un'altra tattica, ovvero la tattica, io la chiamo tattica di tirarmela. Mi scrivono un messaggio, rispondo dopo tante ore, oppure mi vuoi vedere? Ok, io sto qui, se vuoi vedermi vieni, io non vengo da te, a meno proprio in casi particolari, eccezionali, molto molto rari. Ci vogliamo vedere, facciamo metà strada. Non sono più accomodante, ecco come sono come ero prima. Adotto molto la tattica di essere anche un po' tossica sotto certi lati. Magari mi scrivi un messaggio, faccio un esempio, io non ti rispondo, però ti visualizzo la storia e ti metto pure mi piace. E volevo adottare questa tattica anche oggi, perché ho pensato, se questo mi bacia e magari passiamo un piacevole pomeriggio, non ci rivediamo più. Mentre non mi andava di non rivederci più, dato che io lo voglio fare l'aperitivo con lui, perché eravamo rimasti così, quello di oggi è stato un più ed è stato un più bello, devo dire la verità. Ho detto... non mi faccio baciare, cioè nel senso cerco di non creare la situazione, almeno così gli rimane il pallino, se no poi non mi riscrive più perché tanto fanno così. In realtà poi, non volendo, si è creata, cioè non ho cercato di evitare ma alla fine si è creata e mi ha baciato, struccata così, cioè mi sentivo un sacco a disagio, infatti... all'inizio quando stavamo in macchina che mi guardava, io facevo no, non guardarmi perché cioè, mi sentivo troppo a disagio senza trucco, non mi sentivo proprio io. Non mi capita mai perché, ripeto, io sono una tipa, sono Sara truccata, però io mi sento molto a mio agio così, mi sento molto a mio agio con un po' di trucco, stare proprio struccata anche in pigiama, mi sentivo a disagio un sacco, invece lui... è stato super carino che ho cercato di mettermi a mio agio, poi vabbè mi sono sciolta, quindi ero io e basta. Vediamo come va a finire questa storia, se lo rivedremo o no. Fatto sta, io mi strucco, mi metto buttata sul letto, non riesco neanche a sistemare la roba. Io spero che questo video vlog vi sia piaciuto, se vi è piaciuto cliccate mi piace, condividete con i vostri amici e amici, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo per un nuovo vlog. Sempre qui, sempre da Salerno e ci vediamo domani, ciao ragazze!